Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi vi voglio parlare della mia spesa fatta al supermercato Aldi. Come sapete, Aldi ha aperto ieri anche in Borgo Venezia, qui a Verona. È un supermercato che era già sbarcato qualche mese fa con due punti vendita anche qui a Verona, uno in piazza Cittadella e uno a Peschiera. Quella Peschiera è della stessa grandezza di questo nuovo che hanno aperto ieri. Cos'ha di interessante Aldi? Aldi è una specie di Lidl come concezione, con forse qualche assortimento in più di prodotti di marca. Inizialmente, e con grande delusione, quando ero andata a visionarle, non aveva nulla di prodotti vegani. Poi, nel corso dei mesi, diciamo quasi subito, si è adeguato alla richiesta italiana. Ricordo che prima Aldi non c'era in Italia, è un supermercato tedesco, ha aperto la logistica qui sulla Transpolesana e ha fatto probabilmente uno studio di mercato, dopodiché si è insediato. E una volta vista la richiesta e diciamo la propensione italiana verso i prodotti vegani e vegetariani, ha pensato bene di infoltire il proprio assortimento anche con questi prodotti. Quindi diciamo abbiamo cominciato a trovare cose vegane, ovvero ad esempio questi due sughi. Uno è un pesto e l'altro è un sugo di un ragù di soia, che sono se voi andrete a vedere nelle cose, da chi l'ha prodotto, sono stati prodotti dalla Biffi per il canale discount. Quindi praticamente avrete un prodotto buono, come è il prodotto della Biffi, che produce da parecchio tempo sughi vegani e di buonissima qualità, e che costa un po' più quando ha la sua marca, cioè diciamo che questo lo trovate come Biffi a 2,80 euro, 2,30 euro a seconda dei suoi mercati, da Aldi lo pagate 1,99 euro. Altro prodotto molto interessante per chi è goloso sono questi wafer, che sono vegani, sono senza glutine, però sono anche vegani. È una qualità molto buona, il wafer è molto molto friabile, il costo preciso adesso non me lo ricordo, è sotto i 2 euro comunque. Poi ci sono questi frullini vegani, anche questi qua molto buoni, di buona qualità. I prodotti, gli ingredienti, eccoli qua, se si riesce a vedere a fuoco. Costa 1,69 euro. Oltre a questo hanno anche nel banco frigo i vari hamburger, i nuggets e le polpettine, anche quelle buone, sono simili come consistenza a quelle, le polpettine, quelle del Lidl che hanno lì. In questi giorni ci tengo, se potete fate un salto lì in Borgo Venezia, perché ci sono delle ottime offerte per quanto riguarda la frutta. Abbiamo in offerta, ecco un'altra cosa che voglio provare, che non avevo mai preso, sono questi cracker. Costano 1,09 euro, gli ingredienti sono buoni, è un po' un riso sul più riso della Gardusera come genere. Dicevo la verdura che è in offerta, allora ci sono le banane biologiche, queste sono un po' verdine queste perché io ne prendo di varie, ne ho prese due, una più gialle da mangiare, tanto con questo caldo si maturano. Queste le tengo perché ho praticamente uno scimmione di figlio che vive di banane adesso, da quando ho scoperto a 30 anni che ci sono le banane, ed estate diciamo è una buona fonte di potassio, quindi fa anche bene alla salute ancora di più. In offerta c'è anche lo scalogno a 55 centesimi. Poi ci sono le melanzane striate. Le melanzane striate costano 0,69 al chilo, questa è una qualità buonissima che diciamo non, io non avevo mai visto, è qualche anno che c'è. Ho letto che è una varietà che era spagnola e che era andata praticamente nel dimenticatoio. Adesso è stata recuperata ed è una melanzana
straordinaria per conto mio, perché è molto molto dolce e quindi non c'è bisogno neanche di farla spurgare col sale, e va benissimo anche a fare una dadolata veloce. La tagliate a pezzettini piccoli, a dadini, un po' di olio, un soffritto di aglio, mettete questa e il gusto finale ricorda tantissimo i funghi. Poi c'è in offerta anche il finocchio e a 0,90 al chilo. C'è in offerta, sono in offerta le zucchine a 0,69. Poi lì hanno anche la passata, scusate che impallo un po', la passata di pomodoro sempre bio, costa 0,78. Ci sono in offerta in questo momento anche i mirtilli a 0,90. I limoni biologici costano 1,39 euro, le zucchine 0,69 al chilo. Queste, diciamo, sono le cose che ho preso per me, per la mia famiglia. Però veramente andate, perché ci sono anche, aspettate, i cetrioli biologici. I cetrioli biologici, eccoli qua, a 1,25 euro, sono 700 grammi. E anche tantissima altra verdura che non ho preso perché magari o non la uso o non ho neanche il posto, andrò magari nei prossimi giorni finché c'è l'offerta. Andate perché oltretutto vi danno dei buoni sconto per le prossime settimane, buoni sconto di 5 euro su ogni spesa e quindi vale la pena. Vale la pena perché potete trovare delle cose che vanno bene, insomma, per chi come noi è vegano e hanno sempre delle buone offerte anche sul biologico. Ok, allora io vi saluto, vi ringrazio, vi invito come sempre ad iscrivervi sul mio canale YouTube e anche a seguirmi sulla mia pagina Facebook che è Come ti cucino il vegano. Alla prossima ricetta, prossimamente, sperando che rinfreschi, perché vorrei tanto farvi vedere come faccio la pizza, ma sinceramente di accendere il forno in questi giorni non avevo tanta voglia. Grazie ancora e ciao a tutti.